È stata inaugurata a Villarpellice la mostra di opere grafiche Il verismo francese e le scuole piemontesi, presentata nei giorni scorsi a Palazzo Lascaris. Sono state esposte un centinaio di incisioni originali di fine 800 inizio 900, litografie, acqueforti e punta secca di artisti francesi e piemontesi, esponenti del realismo. In mostra opere di Daumier, Signorini, Appian, Fontanesi, Corot e Daubigny. La mostra, realizzata dall'Istituto per la tutela dei beni cartacei, IREL, è aperta a Villarpellice nella sede dell'Ecomuseo Feltrificio Crumière fino al 6 settembre. Mercoledì 26 agosto, nella sala del vecchio feltrificio, si terrà un concerto di musiche francesi. È un onore, è un piacere per il Consiglio regionale del Piemonte sostenere le iniziative artistiche non solo nella grande città di Torino o nei luoghi importanti cittadini, ma anche nei territori minori. Ritengo poi bello e significativo il fatto che questa iniziativa si svolga all'interno di un luogo di lavoro, e quindi coniugare l'arte con il lavoro, che è del passato ma è anche del presente, perché in questi luoghi ancora adesso si producono dei feltri, fa bene alla nostra cultura. Aggiungo che sarebbe importante fare un piano strategico sotto il profilo della cultura del Piemonte, per far sì che ai vari livelli si promuovano iniziative di questo genere. Siamo riusciti di nuovo, in collaborazione con l'IREL, a portare una mostra di alto valore culturale. Questo a noi fa molto piacere, perché valorizza tutto il sito, nonché il paese, nonché la Valpellice. E quindi invitiamo ovviamente tutti a venirla a visitare e a conoscere questo nostro territorio. Le opere qui esposte hanno un alto valore culturale. Io ringrazio molto la Regione, ringrazio l'IRE, ringrazio tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo a Villarpellice.